Soffice, eh? Sofficissimo. No, vabbè, questa è spettacolare, Diana. Prendo due pere mature e le sbuccio. Ora taglio le pere a metà. Rimuovo anche il torsolo. Ora prendo un frullatore e metto le pere all'interno. Le taglio a pezzi. Ora aggiungo un uovo. Ora aggiungo 60 g di eritritolo come dolcificante, ma voi potete usare anche lo zucchero se lo utilizzate oppure un altro tipo di dolcificante. Chiudo e frullo il tutto. Ci siamo, controlliamo la consistenza. Super liscia, le pere frullate perfettamente. Ora aggiungo anche 60 g di olio di semi e ora grattugio la scorza di un limone. Chiudo e frullo di nuovo. Direi che ci siamo. E ora aggiungiamo le farine. Qui aggiungo 75 g di farina di grano saraceno. Io sto usando questa, ma voi potete tranquillamente usarne un'altra che preferite e con cui vi trovate bene. Poi aggiungo anche 75 g di farina di mandorle. E infine aggiungo 10 g di lievito per dolci. Frulliamo il tutto. Wow, che profumo di pera! Buonissimo! Guardate qua che impasto meraviglioso. Wow, molto cremoso, eh? Senti, ma Diana, ma la domanda è praticamente logica. Che cosa andremo a fare oggi? Oggi vi regalo un dolce con i fiocchi che non avete mai fatto prima. Davvero? Sì, ora prendo uno stampo da 18 cm di diametro. Sul fondo, come sempre, io metto un foglio di carta da forno e quindi ora vado a versare l'impasto all'interno. Ora metto da parte l'impasto per un attimo e prendo due pere, le taglio a metà. Anche qui rimuovo il torsolo e ora le taglio a fettine, non troppo sottili, circa un centimetro. E ora decoriamo la torta con le fettine di pera. Adesso aggiungo delle mandorle a lamelle sopra e ora la cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Ci vediamo dopo. Allora, la nostra torta è pronta e c'è un profumino in cucina spettacolare. Prima di andare ad assaggiarla e di farvela vedere, però, lasciate un mi piace a questo video come sempre. Condividetelo anche, mi raccomando. Il vostro supporto per noi, io ve lo dico ogni volta, è prezioso ed è solo grazie a voi se siamo qui ogni giorno a condividere ricette. Diana, com'è venuta la torta? Una nuvola! Davvero? Sì, Andiamo a guarda qui. vederla. 3, 2, 2, 1. 1. Ragazzi, wow, che meraviglia! Guarda che stupenda! Ragazzi, ma questa è una nuvola davvero? Sofficissima, mamma mia. Questa la farò tutte le settimane, deciso. Sì? Beh, io sono contento di sapere così. E beh, anche io. Ora, come tocco finale, la decoro con del miele per renderla ancora più bella e golosa. 3, 2, 1. Wow, no, vabbè. Che impasto, ragazzi! Che impasto! Soffice, eh? Sofficissimo! Fai vedere. No, Mamma mia, vabbè, ma questa è spettacolare, Diana. senti che profumo, Sì. cioè, spaziale. È arrivata l'ora di assaggiare questa meraviglia, Diana. Il mio momento preferito. Non lo so, non ho parole. Non parla proprio, Diana. No, vabbè, io lo dico ogni volta, però questa è veramente la torta più buona e più soffice. Cioè, guarda qui, guarda qui. Che impasto! Ma poi, mamma mia, il sapore è buonissimo! Ragazzi, commentateci e fateci sapere se farete questa meraviglia. Vi aspettiamo.